Eccoci arrivati a Contigo. Perché avevo così tanta necessità di venire in questo posto? Non c'è nessuna ragione specifica a livello di storia, anche se, passatemi l'ovvia ragione, dovevamo venirci qua. Il punto è che questo posto nasconde la ruota della fortuna. Eccole qua, perfetto. Salviamo e facciamoci spazio per gli oggetti belli. Dunque, qui come nel gioco precedente si usano i biglietti. Ovviamente più ne punti, più hai facilitazione a ottenere un premio. Il punto è che noi dobbiamo ottenerne un pochino. Dobbiamo ottenere scarponcini e camicie. E una parte di me si chiede perché non l'abbia già fatto nel primo gioco. Probabilmente avevo le mie ragioni, forse il livello di spazio. Comunque abbiamo 34 biglietti. Ce la possiamo fare, forse. Va bene, abbiamo ottenuto gli scarponcini. Il primo premio di solito non è mai quello che desideri, è quello più inferiore. Congratulazioni, hai vinto gli stivali caldi. Ok. Ora, come vi ho appena detto, questi sono gli oggetti meno buoni. Degli stivali, però, noi dobbiamo ottenerne, diciamo, solo due al momento. Dobbiamo ottenere, o meglio, tre. Perché questi qua dorati, che sono unici, tra l'altro, ci penseremo più avanti, tra non molto in teoria. Quindi ora si va con le vittorie. Perfetto, già al secondo giro gli iperstivali, che sono quello di cui avevamo dannatamente bisogno. Per chi si ricorda la serie precedente, gli iperstivali aumentano i brutti colpi. Sono un po' meno difensivi rispetto a questi qua di pelle. Però wow, sono due punti in meno, per carità. E tra l'altro, l'altro giocatore, quello che aveva questo salvataggio, probabilmente a fine gioco si è fermato qui a Contigo. A livello 48 con 260.000 monete e 67 ore di gioco. Bravissimo. Procediamo. Allora, non ho ottenuto proprio tutto di quello che volevo, ma abbiamo già ottenuto gli iperstivali per noi, gli iperstivali per Jenna, la camicia di seta per Sara, che, diciamolo, per Sara sarebbe meglio quella di Mithril, però quella di seta la possono usare solamente le femmine. E visto che la camicia di Mithril ne abbiamo ottenuta una, l'ho data a Pierce al momento, visto che comunque ha difesa inferiore a quella di Sara. E gli stivali lesti, che appunto non sono, diciamo, la cosa a cui puntavo. Avrei preferito anche per lui magari gli iperstivali, però per il momento è lento e quindi vabbè, finché non li otteniamo diciamo che va bene così. Che poi in realtà basterebbe che adesso facessi un paio di compere, magari qui in città, vendiamo le cose inutili, proviamo ad ottenere altri biglietti da gioco, grazie. Ah, lo scudo specchio, questo ce l'avevamo anche nell'altra serie. Questa aumenta la fortuna, di poco però cavolo ci abbassa la difesa. Peccato, era buona. Yes, che culo, un'altra camicia di Mithril, a posto, con gli unici due biglietti che avevamo. E questa, ovviamente, la diamo a Sara. Certo, la fortuna non sarebbe stata schifosa per lei, per carità. Ma un po' più di difesa, schifo non le fa. È un peccato che queste qua non possiamo attivarle noi con la fortuna, però. Siamo gli unici che però non hanno una camicia, ma risolveremo a tempo debito. D'accordo, ora finalmente possiamo visitare Contigo nel modo giusto. I geoglifi di Animos mostrano una nave con delle ali sulle fiancate. La leggenda dice che le ali possono far volare la nave. Chi l'avrebbe mai detto? La gente di Animos controllava il vento, riuscivamo anche a vedere il futuro. Peccato che avete perso questa magia. Dunque, questo so cosa fa. Il problema è che ovviamente siamo qui troppo presto. Tempio di Animos. Le ali saranno terminate tra poco, dov'è la nave a cui dovremmo attaccarle? Ce l'ho io. Come si monta? Questa piuma metallica andrà attaccata al palo. È come un puzzle ed è piuttosto complicato. Felix controlla il segnale. I caratteri sul muro sono qui tradotti. Ci sono strade, ci sono vie. Cerca con il cuore il sentiero più vero. Ovvero devo scegliere la strada giusta? Ammetti, il mercante prese l'oro di questa stanza quando se ne andò da Contigo. Giurò di usare il denaro per allevare Ivan e farlo crescere bene. Proviamo a rivelare la strada giusta. Non so se me lo dice... Vedi? Sì, me lo dice come. Quel segnale è una traduzione dei caratteri sul muro. Se vuoi studiare il tempio dovresti leggerlo, già fatto. Vorrei guardare bene all'interno del tempio, ma non riesco ad aprire la porta. Spero che, decifrando questi caratteri sul muro, riesca a capire come devo fare. Facciamo una cosa noi invece prima. Andiamoci a curare e poi
proviamo ad entrare noi nel tempio. Che bello che finalmente stiamo giocando completamente per bene tutto quanto. Dunque, posso entrare? No, devo usare rivelazione e poi entrare. Santuario di Anemos. Ah, ho già capito. Siamo qui molto presto. Però abbiamo ottenuto la scaglia di drago, che è un materiale, vero? Sì, è forgiabile, ma io non tornerò indietro solo per avere ottenuto una scaglia. Però giusto per liberare spazio a lei, una cosa la faccio. Tremore, glielo togliamo, ce lo prendiamo noi, che è molto simile a sgretolio, dai. Che così anche lei ha un po' di spazio in più. E scoppio, visto che kaboom, lo diamo a Jenna. Perché sennò davvero... lei rimane pienissima. Mi chiedo più che altro se il tridente possiamo usarlo anche contro qualcun altro. Credo di sì, però. Comunque, vedete tutti quei simboli per terra? Fuoco e vento? Ci torneremo. Dunque, dato che non sappiamo cos'altro fare in questo villaggio e credo al momento nulla, mi sono ricordato di due cose. Qui, nel primo gioco, noi avevamo già visto gli alberi cavi. Gli tiravamo il pugno e a volte trovavamo qualcosa tipo la scimmietta. Dovremmo riprovare quando ovviamente rincontreremo gli altri. Ma più che altro, c'è questo pezzo d'erba qua che è troppo sospetto. Scusami, io ci provo di nuovo. Ah, vedi che allora qualcosa c'era. Subito. Più che altro non te l'ha segnato, però era palese che c'era qualcosa, dai. E abbiamo ottenuto sale. Sale sulle ferite. Sale che fa... riporta lo stato alla normalità. Penso che intenda che toglie tipo i problemi di stato. Lei sale di livello con 5 di fortuna, niente di eccezionale. Insomma, voglio fare un cambio, scusami, fatemi fare così. Vediamo se a noi diamo questo. Ok, ci sale solamente l'attacco. E se ci diamo un altro di fuoco invece? Noi diventiamo un samurai. Ah beh, cavolo, sì. Il problema però è che poi dobbiamo fare così. Per il momento ci conviene lasciare le cose così come stanno. Se troviamo un altro di fuoco in giro sarebbe buono. Più che altro devo trovare dove andare. Allora, noi siamo arrivati qua. Abbiamo tutta questa parte che è visitabile solo fermandoci da queste parti, ma... non penso ci sia nulla. Ah, perfetto. Abbiamo trovato l'altro faro. Siccome però prima di entrare qui voglio visitare altre zone, finiamo un attimo il giro e poi ci torniamo. Brava Jenna che sale di livello. Riprendiamo un attimo la nave e facciamo un attimo il giro ancora per la costa, uscendo ovviamente dal fiume, e vediamo se in queste zone riusciamo ad arrivare da qualche parte. Rieccoci nel mare aperto. Facciamo tutto il giro e vediamo se troviamo altre città. Ci fermiamo alla prima spiaggia e non troviamo nulla. Ci fermiamo alla seconda spiaggia e non troviamo nulla se non in lontananza il faro. Brava Sara che sale di livello. Arriviamo alla terza spiaggia. Bravo Pierce che sale di livello. E troviamo lui, un Digin di Marte, perfetto. Vai, spaccatelo in due, sto pezzo di merda. Ecco, la terza spiaggia è stata quella fortunata, stavo per dire. Ora dobbiamo ritrovarlo. Palle, ma perché due volte su due quelli di Marte fuggono? Rieccolo qua. Ti prego, non fuggire. Fai il bravo, dai. Anzi, aspetta un attimo, perché noi abbiamo anche distruzione. Ah ah ah. Che in teoria fa più danno, quindi... vai, spaccalo. Ti prego, non fuggire, ti prego. 377. Facevamo di più con un Megiddo, eh. Bello sto attacco. E ci ha quasi devastati, eh. Meteor colpo. Possiamo farcela, ti prego, non fuggire. Vediamo tuffo morto quanto gli facciamo. Vediamo. 284. Che è buono, ma con l'altro abbiamo fatto più danno. E è ottimo che l'abbiamo trovato questo, l'abbiamo fatto anche prima. Vediamo com'è che ti chiami. Nucleo, perfetto. Nucleo, tu fai... colpisce superando le difese del nemico. Perfetto. E ci fai diventare dei cazzo di samurai con meno agilità. Ma non importa, perché i samurai fanno dannatamente male. Anche se... in realtà noi già male facciamo. Sarebbe quasi meglio che noi rimaniamo ninja. Dai, ci manca solo uno di vento. E credo proprio di sapere dove lo troveremo.